Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi entriamo di nuovo nel mondo della vivacizzazione delle aste immobiliari e lo facciamo con la nostra vecchia conoscenza, che è Ivano De Natale, fondatore e CEO di Reviva. Ciao Ciao e ben Gerardo, trovato. grazie mille d'avermi invitato di nuovo. Bene. L'ultima volta Ivano, che era senza barba, più giovane, Sì, ma non mi riconoscono, diciamolo perché magari non mi riconosceranno, no? esatto, era preso dall'entusiasmo e ha realizzato questo video, sembrava davvero una macchinetta, ecco. Sì. Oggi però mi hai promesso di essere più, Sì, oggi mi sono centrato, quindi andrò sei più molto più piano. saggio, sei più Esatto, l'ho saggio. visto tra l'altro proprio ieri per vedere un attimino se hai gli errori, come puoi migliorare. Sembrava, non so che è capitato, quando vedi quei corsi a velocità 1,5, 2 per Sì. vedere, In sembrava più più o meno quello. velocemente. Però dai, simpatico. Allora, senti, entriamo subito nel vivo. Cosa significa vivacizzare un'asta e come Reviva sta cambiando questo approccio? Allora, vivacizzare un'asta cosa significa? È molto semplice, significa permettere che più immobili all'asta vadano venduti a prezzi più vicini al loro valore. Come lo facciamo? Lo facciamo con i nostri due brand, che sono immobilallasta.it e VivaPro. Abbiamo un impatto significativo perché i numeri dicono che ogni volta che un'asta viene gestita da Reviva ha il 41% di probabilità in più di venire aggiudicata. E i prezzi in asta salgono, crescono del 21%, quindi è un impatto positivo sul mercato, ovviamente sul creditore, quindi immaginiamo la banca che deve recuperare il proprio credito, ma non solo, anche sul debitore. Perché? Perché permettere alle aste di venire venduti, gli immobili in asta di venire venduti a prezzi più vicini al loro valore, permette anche al debitore di sdebitarsi in misura maggiore, perché avremo più persone con meno debiti. E le banche che riescono a riavere la loro liquidità e possono rimetterla in circolo. Ci stai raccontando l'asta come uno strumento, dovrebbe essere, di formazione del prezzo. E mi dai il là per la seconda domanda che riguarda quello che cominciano a chiamare il mercato immobiliare unico. Tu sai che oggi abbiamo un mercato della compravendita tradizionale, che è un mercato diciamo, molto commerciale, dove gli immobili vengono curati nella presentazione, diciamo, gli accessi sono liberi. E abbiamo poi invece il mondo delle aste, quindi la documentazione è sempre un po' così in scala di grigi, gli accessi sono sempre fortemente regolamentati, no? E soprattutto c'è il tema dello sconto, no? E quindi uno pensa all'asta immobiliare e pensa compro, faccio un affare, compro ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Ecco, rispetto invece a questa volontà, a questo trend di rendere questi due mercati insomma più vicini, quindi restituire dignità, se vogliamo, all'immobile in asta, tu come Reviva cosa ne pensi? Allora, beh, parlando di dignità, sicuramente, anche se credo che la dignità maggiore attraverso l'asta vada proprio restituita al proprietario della casa, che con una vendita virtuosa può così finalmente sdebitarsi e vivere una vita più leggera. Sul fatto del mercato unico, beh, sono d'accordo, mi sembra abbastanza ovvio che il mercato sia quello immobiliare per tutti. Ovviamente non si può dimenticare che ci sono anche delle categorie sotto, quindi ad esempio gli immobili possono essere in vendita o in affitto, possono essere commerciali o residenziali e posso acquistare nel mercato tradizionale, dal costruttore sulla carta o anche all'asta, che può essere quella giudiziaria, quella magari tra privati. Sicuramente bisogna ricordarsi anche che ci sono delle differenze e vadano sicuramente quando voglio vendere un immobile in asta, voglio approcciare un cliente per vendere un immobile in asta, ci sono delle tecniche diverse che devo conoscere e devo aiutarlo a superare le obiezioni in maniera diversa. Però il concetto di Ti mercato piace? immobiliare unico Ti piace. sicuramente. Allora, Reviva, beh, ormai è un po' di anni che siete sul mercato, come sta crescendo in termini di numero di aste vivacizzate, di team interno, che so che avete una bella squadra e anche giovane, ma soprattutto di rete territoriale di vivacizzatori? Quando c'è stato il primo lockdown, quindi col Covid, avevamo due possibilità, insomma, fermarci perché c'è stato il lockdown, c'è stato il blocco delle aste per quasi un anno, oppure continuare a investire. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. Siamo passati da 10 persone che eravamo prima del Covid a 30 che siamo adesso
e per la maggior parte abbiamo assunto poi persone giovani che sono nell'ambito tecnologico, quindi sviluppatori web, data scientist, data engineer. E in quel periodo che erano ferme le aste, noi ci siamo occupati di sviluppare degli asset che ci servivano poi per crescere, per gestire il volume di immobili che è arrivato. Ad oggi abbiamo in gestione 9.100 immobili per un controvalore di circa 1 miliardo di offerte minime. Per riuscire a vivacizzarli tutti, ovviamente, abbiamo anche creato una rete, quella dei vivacizzatori, che è la più grande rete di vivacizzatori aste professionisti che c'è in Italia. Ad oggi sono poco più di 300, contiamo entro il 2023 di arrivare a 1000. Insomma, un bel obiettivo comunque. Un bel obiettivo ambizioso, sì. I numeri di Ma ce la farete? Avete tempo? Il mercato, sì, insomma, beh, comunque un anno di tempo, se ti sei dato un piano ben dettagliato, certo, da seguire, puoi sicuramente farcela. Certo. Allora, ci racconti qual è il profilo tipo del vivacizzatore Reviva e Viva Pro, poi ci racconterai cos'è Viva Pro, e come guadagna con voi? Questa è una parte molto importante. Questa piace agli agenti. Questa piace, certo. Allora, beh, Viva Pro che cos'è? È il progetto di Reviva, che è la rete di vivacizzatori aste professionisti. Qual è il profilo ideale? È sicuramente un consulente immobiliare, anzi bisogna essere un consulente immobiliare per poter accedere alla rete. Per consulente immobiliare cosa intendo? Intendo il mediatore, l'agente immobiliare tradizionali oppure i consulenti di aste. Cosa le accomuna? Le accomuna sicuramente la voglia di migliorare il loro modo di lavorare e i loro guadagni. Entrambi hanno dei problemi nel loro lavoro, quindi per gli agenti immobiliari è sicuramente il poter acquisire più immobili di qualità per poter venderle, quindi generare le provvigioni. Per i consulenti d'aste i problemi sono sia sull'acquisizione, perché non è semplice poi scovare i dati, le informazioni sui immobili in asta, e sia poi anche quello della concorrenza, perché tante volte poi lavorano molto su un immobile, portano un cliente all'asta e poi si aggiudica l'asta a qualcun altro e loro non guadagnano. Per risolvere tutto questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fondato Viva Pro e in pratica diamo agli agenti immobiliari, ai consulenti immobiliari che fanno parte della nostra rete, gli diamo della formazione subito per iniziare a lavorare dal giorno dopo delle aste, della formazione costante, quindi per elevare sempre di più la loro professionalità. Permettiamo agli agenti immobiliari di riuscire a guadagnare dalle aste immobiliari anche quando portano un cliente all'asta e il cliente non si aggiudica l'immobile. Quindi sferma tutto, quindi insomma tu dici: l'agente immobiliare porta il cliente all'asta, l'asta non viene aggiudicata dal cliente, ma l'agente guadagna lo stesso? Sì, perché praticamente cosa succede? L'agente immobiliare spende tanto tempo per educare il cliente al valore dell'immobile in asta che sta comprando, aiutarlo a risolvere magari determinate problematiche, abusini che in Italia sono all'ordine del giorno, quindi spende tanto tempo così aiutarlo a superare le obiezioni, poi lo porta in asta, magari il suo cliente rilancia fino a un tot, ma se lo aggiudica a qualcun altro. In quel caso il consulente asta, l'agente immobiliare che ha portato il cliente, ha buttato via il proprio tempo. Noi invece cosa facciamo? Gli riconosciamo il valore di tutto ciò che ha fatto per educare il cliente, per portarlo in asta, affinché il suo cliente abbia potuto poi gareggiare con gli altri potenziali acquirenti di quell'asta. Gli riconosciamo il suo valore con una fee proporzionale appunto al valore, che cresce man mano appunto che il suo cliente porta del valore all'asta. Esempio: se addirittura si aggiudica l'immobile al suo cliente, prenderà il massimo dello scaglione della fee. Quanto lo diciamo anche? Certo, se vuoi. Certo. Mediamente i nostri vivacizzatori prendono 1200 euro di fee. Quella più grande che abbiamo pagato fino adesso è di 6700, ma da contratto possono arrivare a guadagnare anche fino a 20.000 euro per una fee. Interessante. Beh, dipenderà poi dal valore dell'immobile, dipende, suppongo. Anche dal valore dell'immobile, ovviamente. Noi abbiamo tra i nostri vivacizzatori dei consulenti immobiliari che ormai lavorano solo le aste di Reviva. Ad esempio, non ho ancora visto i dati dell'ultimo trimestre che si sta per concludere, ma nel primo trimestre del 2022 abbiamo un vivacizzatore che ha guadagnato 16.700 euro solo dalle provvigioni che gli ha dato Reviva.
più ovviamente tutti i guadagni che possono essere derivati dal quando il suo cliente si aggiudica l'asta e quindi matura anche il diritto alla provvigione verso il suo cliente. Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Allora, parliamo un attimo invece di tecnologia. Allora, possiamo dire che Reviva è una PropTech, quindi avete messo insieme un servizio, diciamo, una avete accostato all'immobile, ecco, tanta tecnologia. Io so che all'interno avete un team di programmatori, di analisti, insomma, ci racconti questo aspetto dell'azienda? Sì, sicuramente siamo una PropTech, diciamo, ci chiamano così. Ma non è colpa vostra. Non è okay. colpa nostra, esatto. Okay. E quindi PropTech cosa vuol dire? Vuol dire che sviluppiamo della tecnologia intorno all'immobiliare. Per darti un esempio, abbiamo detto prima quante persone abbiamo assunto e con che profili, quindi quelli più tecnologici. Per darti un'idea, negli ultimi 4 anni, ho fatto proprio il conto con i ragazzi l'altro giorno, abbiamo sviluppato 80 applicativi, quindi 80 progetti digitali che possono essere dei software, delle automazioni, delle app, dei portali, dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi per rispondere alla tua domanda, quanto siamo tecnologici? 80 è un numero. 80, esatto. E di questi 80 quanti sono ancora attivi i tool che state utilizzando all'interno? Circa una cinquantina. Vabbè, caspita. Sì, sì, perché sì. Comunque sia nella tecnologia si continua per test, quindi continui test e si cercano di sviluppare piccoli progetti e poi capire l'impatto. Quindi abbiamo man mano abbandonato quelli che non avevano un impatto positivo per la vivacizzazione e abbiamo invece investito sugli altri 50. Bene, allora, i messaggi quindi sono due. Esiste un mercato che si chiama vivacizzazione delle aste, un mercato che può essere profittevole, quindi generare utili per gli agenti e i consulenti immobiliari. C'è un interlocutore che insomma è pronto ad accogliere gli agenti a braccia aperte, insomma formandoli, ecco, e tenendoli costantemente aggiornati. Come fa un agente immobiliare quindi a avvicinarsi alla vostra azienda? Primo step, sito web. Primo step, ovviamente andare su www.vivapro.it, lì candidarsi e dopo che si è candidati, se si passa la candidatura, ci si può iscrivere al webinar. In questo momento che stiamo arricchendo così tanto la nostra rete, facciamo un webinar al mese, quindi ci si può iscrivere al prossimo webinar dove vi diamo tutte le indicazioni per proseguire insieme. Grazie Ivano, ci vediamo presto in occasione insomma di un prossimo aggiornamento. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi scrivere allo sgabello @gerardopaterna.com. Al prossimo video!